Meghan Markle è molto amica di Ellen DeGeneres da diversi anni. Ellen DeGeneres avrebbe detto a Meghan Markle tre parole che le hanno cambiato la vita. Prima di incontrare il principe Harry, Meghan ha accolto nella sua vita un cane di nome Bogart nel 2012, dopo aver trovato l'incrocio del pastore tedesco Labrador in un rifugio di salvataggio in Canada. Dopo essersi incontrata in un centro di soccorso per animali, Ellen ha fatto un'osservazione passeggera alla duchessa del Sussex che ha finito per cambiarle la vita. Qualche anno fa, Meghan ha ricordato il momento sul suo blog, The Thing. Ha scritto: "Questa è la storia di come un dolce cucciolo di salvataggio è diventato il mio Bogart. È stato 2 anni fa a Los Angeles. E mentre ero seduto lì con questo vivace cucciolo di 10 settimane in grembo, Ellen DeGeneres è entrata e mi ha detto 3 semplici parole che mi hanno cambiato la vita. Portalo a casa." Ha aggiunto: "Quando Ellen DeGeneres ti dice di fare qualcosa, lo fai." Proprio come se Oprah ti suggerisse una scelta di vita. Lo faresti non appena umanamente possibile. Meghan ha ricordato come era allo spot Rescue in West Hollywood e era stata alla ricerca di un cane, il mio primo cane in assoluto, che mi facesse compagnia mentre giravo lontano a Toronto, e che diventasse la mia spalla per molto tempo. Quindi eccomi qui, questa palla da 5 libbre di pelliccia ombre che si dimena tra le mie braccia, quando Ellen dice è il tuo cane. Sono in egual misura scioccato nel vedere Ellen DeGeneres per la prima volta e spero che questo cucciolo non mi faccia pipì addosso mentre sto incontrando Ellen DeGeneres per la prima volta.